Sono a 1800, sono le 10, circa 10 e un quarto, sto camminando dalle 8 e mezza, sono partito da 1130 metri, ho ancora circa un'ora e mezza di salita fino a 2153, al bivacco Tre Pizzi. A dopo, ciao! Le 8 e mezza del mattino, sono a 1780 metri, sono arrivato a 2150 metri, il problema è che non ci sono documenti perché si è scaricato il telefono appena l'ho acceso, è incredibile, pazienza, prossimo giro, notte pazzesca, ho dormito in sacco a pelo sdraiato nella neve perché alle 12 e mezza ieri sera non trovavo il bivacco perché c'era nebbia, neve, camminavo dalle 8 e mezza, in sostanza ho usato il sacco a pelo sulla neve direttamente, esperienza unica, direi, incredibile. Che gol! L'uscita non è andata come prestabilito perché perché non ero mai stato nella Valle del Tre Pizzi e ieri sono partito senza guardare troppo le dinamiche, che avevo guardato in verità molto bene 2 settimane fa. Dopodiché
sono arrivato giusto alle 11:30, quindi 23:30, in zona 2150 metri, dove doveva esserci il bivacco, che in verità non ho trovato. E ho trovato un rudere dove volendo si poteva accamparsi, ma poi ero deciso a trovare il bivacco e ho perso anche il rudere. Quindi a un certo punto ho deciso, memore delle mie letture, di buttare il sacco a pelo sulla neve in una zona protetta, insomma, da valanghe o da cadute sassi, insomma, uno spiazzo, perché nella nebbia e nella neve che c'era, al buio, con due torce, non si riusciva a trovare assolutamente tracce o altro, quindi credo di essere arrivato a un passo, ma il bivacco io non l'ho proprio visto. Tanto più stamattina mi sono svegliato col sacco pieno coperto di neve e il bivacco non c'era, cioè. Però ho visto il rudere, che è quello che mi dava un po' la strada del rientro. Adesso sono alla conca di Mezzeno, ormai sono 1570 metri, poco poco dall'auto. Insomma, praticamente è successo così, che dopo 1000 metri di dislivello, stanotte, nel percorso tra le 8:30 e le 12:30, nel senso che alle 11:30, 23:30, sono arrivato in zona bivacco Tre Pizzi, a 2150 metri. Il problema è che il bivacco non l'ho trovato. E siccome comunque poteva esserci l'evenienza, mi sono portato l'interno in piuma è tutto ghiacciato e ricoperto da un millimetro di neve che sta cadendo adesso, quindi si scivola l'intero simile. Vabbè, cerchiamo di stare in piedi, bisogna andare cauti perché tutto gelato, si scivola tantissimo. Voglio stare laterale, dicevo, e il bivacco non l'ho trovato perché c'era una nebbia che indicava che con due luci, sia quella frontale che la torcia, non sono riuscito a ritrovare il bivacco, cioè non l'ho proprio trovato. Ho trovato un rudere, volendo si poteva chiudere la porta con delle lamiere, ma ho deciso a trovare il bivacco e poi ho perso anche a rudere. Allora ho deciso di dormire nella neve con il sacco a pelo. È stata un'impresa titanica, nel senso che faceva freddissimo, stanotte viaggiava tra i meno 13 e i meno 11, avevo letto, per la perturbazione che arriva dalla Siberia. Opla! E quindi sono rimasto vestito con giacca, piumino sotto, pantaloni, calze, la termica sudata, non cambiata, le calze sudate non cambiate, scarponi dentro nel sacco a pelo per non trovarli congelati. Poi a un certo punto o loro o io, quindi ho scelto io, li ho messi fuori, ma stamattina era come entrare in due scatole di cartone. Però vabbè, si fa. E insomma, l'obiettivo non l'ho raggiunto, però sto tornando, alla fine mi insegnano i saggi, è sempre il top.
sono a 1500, la neve c'è ancora. Diciamo che in prevalenza a fondo è tutto ghiacciato, non è neve questa, è ghiaccio puro coperto da un millimetro di neve caduta stamattina e stanotte. Dicevo che ho messo, dopo aver girato circa un'ora nel nulla, una specie di stato allucinatorio dato da nebbia e neve, che nebbia e neve insieme, ma si legge su di lui, proprio con uno stato di disorientamento tale per cui non riesci più a capire da che parte stai andando. E siccome si faceva una fatica tremenda anche a seguire le tracce precedenti, a un certo punto, piuttosto che vagare nel nulla, ho deciso di fermarmi. Ho buttato giù il sacco a pelo su questa specie di praticello congelato, ho scaldato un tè, prima che si congelasse tutta l'acqua, perché l'altra dinamica che non avevo considerato, è che l'acqua si congela, ero fuori, ero in mezzo alla neve, quindi l'acqua si è congelata. Poco male, perché stamattina appena sveglio ho raccolto tutto e sono partito subito, perché è tutto coperto e su nevica molto più che di qua, molto più che a 1500, insomma, sono 600 metri più in alto. Quindi, dulcis in fundo, dopo un'oretta che sono in sacco a pelo, si disarciò, insomma, si esce dal binario la cerniera del sacco a pelo, il delirio perché non si metteva più a posto, quindi duriamoci con meno 13, mezzo secondo dentro al sacco a pelo era tornata la temperatura esterna e quindi è stato un po' delirante. Poi tira di qua, tira di là, sono riuscito a sistemarla e verso le 2:30-3 mi sono addormentato. E prima è stato veramente complicato, a parte i geloni alle dita dei piedi e i geloni alle dita delle mani che stanno nel sacco a pelo, poi sono andati via per fortuna. Però mi sta venendo anche adesso solo a 1500, mani ghiacciate, quindi ci sta in questo inverno strano. Alla fine la neve l'ho avuta, vabbè, sono soddisfatto.